Ciao, ciao a tutti e ben arrivati alla diretta di oggi. Come state? Spero bene. Diamo giusto il tempo a qualcuno che si accorga di noi e poi iniziamo la nostra bellissima ricettina, la nostra live. Ho un po' la voce bassa e diciamo che, anzi, adesso parlo perché sono stata male, non avevo, ero afona, quindi diciamo così, prendiamoci questo tempo con un po' la voce bassa. Ma facciamo la ricettina di oggi perché, come al sempre, vi penso, come al solito vi penso e penso sempre che quello che posso cucinare io potrebbe essere uno stimolo, un aiuto per voi. Quindi, che cosa facciamo oggi? Sempre prevista il carnevale, mi va di friggere e quindi ci facciamo una bella ricettina pronti per invitare e prendere per la gola tutte le persone al quale ne vogliamo bene. Vi mando, come al sempre, un bacio virtuale a tutti gli amici di Facebook, Instagram e YouTube, ma iniziamo subito con la nostra bella ricettina. Vi ripeto, sono veramente con la voce molto bassa, ma non importa. Ah, considerate che sto strillando, ok? Va bene. Allora, diciamo che anche qui ho voluto fare una ricerca per capire al meglio quali che sono gli ingredienti veloci e volevo fare delle piccole bombette, ok? Allora, facendo la ricerca sul motore, quindi dall'occhiello e faccio bombette, potrei vedere bombette di carnevale piuttosto che bombette. Eccolo qui, mi ha dato due risultati. Ovviamente, se scrivevo di carnevale, molto probabilmente me ne dava solo una perché questa è salata. Allora, questa ricetta è molto semplice perché non ha bisogno neanche di lievitazione, quindi spero di farvi vedere questa cosa e questa ricetta molto veloce, proprio perché a volte possiamo avere un dolce senza troppi, diciamo, lievitazioni. Allora, vediamo subito gli ingredienti che abbiamo bisogno per fare, perché abbiamo due passaggi, quello dell'impasto e quello della crema. Allora, per l'impasto abbiamo bisogno di 200 grammi, 250 g di acqua, un pizzichino di sale, 30 g di zucchero, 80 g di burro, 150 g di farina, 3 uova e ovviamente, ragazzi, si frigge, quindi dobbiamo friggere. Per la crema, ovviamente, se vogliamo fare la classica crema pasticcera, qui ci dice 500 g di latte intero, 5 tuorli, 100 g di zucchero, 50 g di farina 00 o di frumina. Ovviamente poi zucchero a piacere e tuciamo tutte le altre cosine. Io, per esempio, questa crema non la faccio perché io ormai faccio solo ed esclusivamente la crema Bimbi. Ma anche per oggi, perché sto facendo questa diretta e in questo momento la, diciamo così, la possibilità di modificare le porzioni non mi viene data. Guardate, qui quando abbiamo un abbonamento attivo abbiamo una piccola freccettina che ci consente di poter modificare i pezzi. In questo momento non me lo fa fare e quindi mi dice che la ricetta totale mi dia fuori insomma 30 bombette. Io ovviamente volevo fare la mezza dose. Che cosa ho fatto? Sono andata dalla Cookidoo, sono andata a riprendermi la ricetta, l'ho personalizzata e ho fatto esattamente la metà. Dove me la trovo? Qui in alto nel menu, una volta che l'ho salvata da Cookidoo, ripeto. Apro Cookidoo, mi scelgo la ricetta, nella modifica, nelle porzioni mi dà la possibilità di modificare quando invece il display del Bimby, quindi da Cookidoo, dal cuore dei Bimby non me lo fa fare, dal sito, quindi dal telefonino, dal tablet, dal computer, da dove volete potete modificare. Andate su modifica porzioni, personalizzate, la salvate e ve la ritrovate nelle mie ricette, ovviamente nelle ricette create. Quindi perché avete creato una nuova ricetta personalizzandola. Ed eccola qua, vedete? Ce l'abbiamo adesso qui, perché questa qui, che è la ricetta bombette classiche che abbiamo visto di là, che mi dava 30 pezzi, adesso praticamente, guardate, modificandola me ne ha date praticamente 15, ok? Quindi se una ricetta non vi dà la possibilità di modificarla direttamente dal cuore pulsante di Bimby, quindi dal tablet che abbiamo qua, lo potete fare tranquillamente dal sito, quindi da cookidoo.it. Iniziamo a cucinare. Adesso, praticamente, ovviamente vediamo la schermata un po' diversa, no? Allora, ci dice la prima cosa di mettere all'interno del nostro boccale tutti gli ingredienti. E dove me li vado a pescare? Allora, qua sotto, vedete, ho queste due iconcine, la bilancia e le velocità. Mettendo la bilancia, ovviamente qua mi dice, me li mette tutti in fila, tutti gli ingredienti che io necessito per fare questa ricetta. Quindi 130 grammi, perché ho modificato, ho messo la metà degli ingredienti, eh? Così vi ho, diciamo così, anche un attimino ricordato la possibilità,
che possiamo fare, insomma, tante cosine con i bimbi, eh? Ogni tanto ce le riguardiamo un po' per una. Un pizzichino di sale, proprio un pizzichino. Poi andiamo comunque a mettere 15 grammi di zucchero. Quindi la bilancia ce l'abbiamo pronta qua. 15 grammi. Poi lui ci ricorda tutti gli ingredienti, ce li mette qua di fianco e noi a uno alla volta li utilizzeremo. Poi ci chiede qua di mettere 40 grammi di burro. Quindi se vogliamo proprio essere precisi, possiamo tranquillamente appoggiarlo sopra, perché considerate che il bimbi ci pesa in qualsiasi parte, noi lo tocchiamo, eh? Quindi adesso io metto all'interno il burro, chiudo, me ne vado sulla velocità perché la prima iconcina mi dava tutti gli ingredienti, la seconda è quella che mi aiuta poi a capire. E mi dice, impostando la velocità, 90 minuti 100 gradi, di andare a posizionare il nostro misurino ed andarcene a velocità 3. In questo momento diciamo che stiamo facendo un po' quella che è l'abbiamo già fatta altre volte, la pasta choux. Perché in questo momento ne stiamo facendo nient'altro che portare a temperatura l'acqua, il burro, lo zucchero e quel pizzichino di sale che abbiamo messo all'interno a una temperatura di 100 gradi, perché così poi dopo possiamo dare la quantità di farina che ci viene richiesta e fare quella che è la base. Ricorda un po' la choux questa ricetta, eh? Necessariamente dopo, intanto ve lo dico, una volta che abbiamo inserito la farina, l'impasto va lasciato raffreddare fino a che non si raffreddi del tutto, perché poi vanno aggiunte le uova. Vi ho detto che questa è una ricetta doppia perché dobbiamo creare anche la crema, ma che io ovviamente ho già fatto per evitare, insomma, dei tempi morti. Io ho già fatto una crema, che tanto questa è l'unica cosa che sicuro non la devo spiegare perché la sappiamo fare tutti, l'abbiamo già fatta chissà quante volte. Ce la guardiamo un attimino. Io non ho fatto la crema pasticcera come ci dice la ricetta, ma ho fatto la crema bimbi perché la trovo molto più delicata e magari ce ne possiamo concedere una in più. E perché no? Magari possiamo anche un pochino aromatizzarla. Per esempio, invece di tritare la scorza dello zucchero, possiamo tritare la scorza dell'arancia. Quindi prendere anche un olio essenziale della vitamina, che in questo momento ci fa anche bene, perché insomma influenza vitamina C e vitamina D, ci fanno benissimo limone e arancia, e quindi prendiamocele anche in maniera naturale senza dover ricorrere alle cose, diciamo così, comprate magari in farmacia piuttosto che, ok, una bella grattata d'arancia e di limone nel nostro zucchero, anche per fare le belle tisane, ci aiuterà anche a prendere una vitamina, perché al sopra la buccia abbiamo gli oli essenziali. Attraverso le bucce, ovviamente se abbiamo la possibilità di prendere quelle che sono arance e limone non trattati, la buccia ci dà la possibilità di prendere l'olio. Vi ricordate, insomma, io facevo tanti dispetti, ero molto dispettosa da bambina. A mia sorella gli premevo sempre il mandarino, la goccia del mandarino, no? Sugli occhietti. Non so se a voi vi è mai capitato, io lo facevo spesso, vi ho detto, ero dispettosa come una scimmia. Quello è un olio. Ho capito poi col crescere che quella era una cosa molto, diciamo così, importante per il nostro organismo, eh? Quanti di voi l'hanno fatto quel verso del limone, scusatemi, del mandarino? Abbiate il coraggio di dirlo! Allora, scherzi a parte, nel frattempo vi ho raccontato questa piccola aneddoto di casa mia. Vi dico che il nostro termometro, perché non vi dimenticate che noi qua abbiamo tantissimi strumenti, il nostro termometro ci sta dicendo che siamo all'interno del nostro boccale a 100 gradi. Quindi in questo momento posso anche, diminuisco il tempo, perché così non vi annoio con le mie chiacchiere. E ben arrivati innanzitutto per chi si è collegato solo in questo momento. Stiamo facendo anche oggi un piccolo dolce classico per il carnevale, le bombette ripiene, ok? Quindi adesso aspettiamo che finisca questo minutino e andiamo avanti poi con la seconda parte. Crema bimbi, 500 g di latte, 2 uova intere, 40 g di farina e 100 g di zucchero, ok? Se volete scorza d'arancia, scorza di limone, ve lo andate a spolverizzare insieme allo zucchero con la farina, così non rischiate di avere poi grumi. Va bene? Poi, se non avete mai fatto la crema, vi allego il video tutorial. Ok? Quindi, poi, questa non mi chiedete se si può fare al forno, eh? Questo è un dolce che va fritto, perciò
E godiamoci questo momento di pure calorie, ok? Tanto ci siamo dimagrite, no? Allora, qui, pronti. Se ce ne andiamo avanti, vediamo un attimino com'è il nostro composto. Praticamente questa è semplicemente acqua, come ho detto, acqua, burro, sale e un pizzichino, zucchero, un pizzichino di sale. Adesso abbiamo portato a una temperatura di 100 gradi perché dobbiamo aggiungere la farina. Anche qui sotto stessa cosa, abbiamo le iconcine dove ci dice quanta farina vuole. Quindi in questo caso, perché io ho fatto una ricetta creata, ho diminuito, ho fatto la metà perché avevo bisogno di fare metà dose, quindi 75. Io invece nella descrizione ricetta, cari signori, vi ho messo la ricetta intera, eh? Quindi io vi sto dicendo una cosa, ma voi ovviamente avete la ricetta intera. Ma visto che io ve ne devo fare sempre due dosi, ben capite che altrimenti qua altro che ingrasso. Quindi abbiamo inserito l'ingrediente, andiamo ovviamente a chiudere, ce ne andiamo nuovamente qua sotto per prenderci la nostra velocità e da solo si è impostato 30 secondi e ci suggerisce di andare a velocità 4 come sempre. Adesso vi faccio vedere come si sta trasformando. Ecco perché vi ho detto ricorda un po' la pasta choux, eh? Guardate. Vedete? Oh, la panna. Quindi adesso la pasta asciuga che si rispetti va raffreddata e noi faremo la stessa cosa. Ovviamente io ne ho già una dose pronta per voi per farvela vedere già pronta, ok? Vediamo. Ci siamo. Vediamo. Allora. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere, ma se noi versiamo in questo momento le uova, sì, diciamo così, diventano troppo calde, cioè insieme all'impasto che è troppo caldo rischiamo di avere un impasto troppo fluido e quindi poi non riusciamo a maneggiarlo bene. Che si fa allora? Noi abbiamo già un impasto pronto freddo, eccolo qua, vedete? Che faccio adesso? Me ne è arrivato sull'alloggio, aspettando che insomma questo si sia raffreddato. Siamo a 37 gradi all'interno, perché il bimby ci rileva la temperatura. Vi ricordo che qui avete la Cookie Center che vi dice all'interno del nostro boccale quanti gradi ci sono. Adesso ci dice, come vi ho appena detto, di aggiungere le uova e quindi mi prendo sempre la mia bilancina qua. Ovviamente nella mezza dose ci dice un uovo e mezzo perché i totali erano tre. E allora noi che facciamo? Ci prendiamo un uovo intero e l'altro ovviamente andiamo a togliere quello che è la chiara e ci andiamo ad utilizzare solo il tuorlo, ok? Così, via. Mettiamo giù. Perfetto. Adesso andiamo a chiudere prendendoci quella che è la nostra velocità che ci sostituisce l'impastatrice in questo momento 50 secondi, velocità 4. Nel frattempo vi sposto un attimino perché vado ad accendere la nostra friggitoria, eh? Vi ricordo che a casa mia c'è la friggitoria, eccola qua. Siamo pronti, andiamo a riscaldare l'olio perché io vi ho detto che se mi devo far male, mi faccio male bene. Quindi andiamo a friggere queste bombette. Vedete qui? Ecco qua, pronta la nostra friggitoria per cucinare questa bella ricettina, va bene? Adesso prima aspettiamo che venga fuori ovviamente questa bella preparazione dal nostro bimby e vediamo qual è la consistenza. Qua abbiamo già pronta una bella dose di crema. Adesso versiamo qua il nostro composto e vediamo che bel risultato che abbiamo ottenuto, ok? Oh, guardate che carino. Ovviamente è pochino, ma perché è pochino? Perché adesso ne dovrò ripetere un'altra dose, quindi ne vengono fuori circa 15 pezzi. Va bene? Adesso versiamo giù. Se invece io non avevo aspettato, ascoltate quello che vi dico. Se io non avevo aspettato il raffreddamento dell'impasto e avevo buttato giù le uova nella farina calda,
io avrei trovato, diciamo così, un composto molto liquido, quindi difficile da gestire. Allora, se lo fate raffreddare bene, 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 allora io vi dico, potete anche andare al forno, ok? Mi raccomando, dovete rispettare le stesse temperature della pasta choux. Ma che io dico che se potete e volete friggere, ovviamente tutto avrà un altro sapore. Però capisco che magari non tutti amano la frittura, eh? Qua a casa mia, invece, anche quando faccio i bignè, quindi la pasta choux, ovviamente gradiscono di più quelle fritte. Ok, ci siamo. Quindi ho recuperato tutto l'impasto, eccolo. E adesso aspettiamo un attimino che il nostro olio diventa ben caldo. Nel frattempo vi preparate un vassoio con carta da forno assorbente. E per poi insomma togliere quello che è l'eccesso dell'olio di frittura e poi ci prendiamo un pochino di zucchero a velo, eh? Perché così dopo spolverizziamo le nostre bombette. Nel frattempo prendo anche un piatto carino colorato che ricorda il nostro carnevale, base di questo colore ci piace, ok? Adesso vediamo come siamo messi con l'olio, eh? Vi sposto leggermente qua, eccoci. Vediamo come siamo messe con l'olio. Intanto aspettiamo, ecco, stanno facendo le bollicine. Che cosa si prende adesso? Dobbiamo prelevare, diciamo, delle piccole quantità di composto con un cucchiaio, ok? Io farei così, ne prendo proprio. Vediamo, eh. Vorrei provare a farne una per vedere quanto cresce. Io direi, vedete, questo è un cucchiaio, eh? Io proverei a fare così e la buttiamo giù. Voilà. Bene, ci siamo. Ok. Adesso ne facciamo 3, 4 e poi dopo finisco, ovviamente. Perché vi voglio far vedere tutta la ricetta finita. Anche la crema, se avete la possibilità di prepararvela un pochino prima, e così la lasciate poi raffreddare direttamente in una sacca poche, pronta all'utilizzo poi, eh? Ok, vediamo un po' quello che viene fuori, eh? Allora, per chi si è collegato solo in questo momento, ma non vi preoccupate, avete la possibilità di rivedere questa bella ricetta che sono le bombette ripiene di carnevale, fatte semplicemente con acqua, farina, zucchero, uova e burro, perché la base diciamo che è quella che ricorda un po' della pasta choux, ok? Quindi in realtà dobbiamo soltanto cucinare e fare una piccola attenzione, cioè quella di portare in ebollizione l'acqua a 100 gradi per poi mettere la farina e lasciarla raffreddare del tutto, quindi portarla poi a 37 gradi. Questo è il segreto di questa ricetta, anche nella pasta choux, nella stessa modalità. Perché se dopo che cosa succede? Che una volta che abbiamo versato le uova sopra il nostro composto, quindi mi ripeto, di acqua, zucchero, burro e sale, abbiamo unito la nostra farina e non lasciamo raffreddarla prima di unire le uova, otterremo un composto troppo liquido e quindi non avremo poi successo nella lievitazione se fate la pasta choux al forno. O diversamente, se la friggete poi si sgonfia, ok? Però una piccola attenzione, quindi le cose, è vero che questa non ha bisogno di lievitazione, diciamo, di particolari attenzioni per quanto riguarda i lievitati, per essendo un dolce, però non andate di fretta, dico se potete, quindi potete organizzarvi almeno con mezz'ora in anticipo, eh? La crema, io ovviamente non stravolgo le ricette, non ho utilizzato quella che ci richiedeva, quindi da Cookidoo ci chiedeva con questa bombetta di carnevale una crema pasticcera. Io invece ho utilizzato la nostra classica crema Bimbi.
Qui adesso le giriamo ogni tanto così che le facciamo dorare, che si cuoce anche bene all'interno perché l'impasto comunque dentro deve essere cotto e non deve rimanere in quel fastidioso molliccio. E poi abbiamo preparato una bella crema Bimbi aromatizzata all'arancia o al limone come preferite, ok? Allora, se vi piace questa ricetta, allora che dobbiamo fare? La dobbiamo riproporre e quindi se vi piace aspetto le vostre fotine e che mi mandate spesso anche in privato, ma se volete potete proprio ricondividerli qui sotto la nostra live, ok? Se vi piace questa ricetta, grazie per il like come al solito. Se non sono stata chiara, scrivetemi che più tardi magari poi riesco anche a darvi delle informazioni per quanto riguarda questa bella ricetta. Ok? Adesso spengo il gas perché finirò dopo. Intanto queste ce le prendiamo, le tiriamo su e andiamo a farcirle con la nostra bella crema pasticcera. Ok? Quindi adesso ci spostiamo l'attenzione nuovamente qua e andiamo a farcire le nostre bombette, ok? Allora, scusatemi per la voce, ma ve l'ho già detto, sono stata proprio afona. Oggi riparlo, è già 2 giorni che già riparlicchio. Saranno stati contenti a casa mia, non me lo dicono, ma penso di sì. Ok, allora, l'abbiamo un attimino scolate dell'olio, adesso le prendiamo e con una bella dose di crema messa in una bella sacca poche con il beccuccio piccino e a punta andiamo a farcirle, ok? Guardate, ne prendo una, vado giù e ci vado proprio. Olè. Una, poi due, voilà, tre, qui assaggia, e quattro, adesso ne prendiamo una e apriamo, ok, voilà. Questa l'appoggiamo nuovamente qua e come si voglia fare proprio del male fisico, intanto mi lecco le dita dalla crema, certo adesso scotta tutto, andiamo a spolverizzare il tutto con dello zucchero a velo. Adesso non saranno bellissime da vedere, ma sicuramente saranno buonissime da mangiare e quindi io mi sacrifico. Come sempre per voi, qualcuno deve pur soffrire. Guardate l'impasto dentro com'è, bello, eh? E quindi adesso, perché voi mi crediate, io assaggio. Buonissima, buonissima. Ok? Allora, un bacio virtuale a tutti, ai nostri amici di Facebook, Instagram e YouTube. Col sorcio in bocca, vi mando un bacione virtuale a tutti da Teresa e da Bimbi Come Fare. Ciao ciao, a presto!